Il primo sogno è giocare nel mondiale e il secondo è salire il campione. Voglio giocare un mondiale e vincerlo. Aveva le idee chiare fin da piccolo Diego Armando Maradona. Una vita di eccessi nel bene e nel male. Una vita che ancora oggi vede i riflettori del mondo puntati sulla storia di un bambino cresciuto in povertà, ma come nelle favole, divenuto per la FIFA miglior giocatore del XX secolo. Terzo di 8 figli, Diego nasce ovviamente di domenica. Gli affibbiano il nomignolo di Pelusa perché ha tanti peli e tanti capelli. Trascorre l'infanzia alla periferia povera di Buenos Aires, in una casa di 2 stanze costruita con semplici mattoni. È suo cugino, soprannominato Beto, a regalargli il primo pallone. Diego ha 7 anni. Quel pallone gli cambierà l'esistenza. Il talento, la carriera, i sogni, le gioie e le delusioni del calciatore più grande di tutti i tempi, raccontati da chi lo ha scoperto, conosciuto, arbitrato o semplicemente amato, nella suggestiva cornice della piazza di Aci Castello, in una serata magica organizzata e presentata da Beppe Castro, direttore di Da Sport Press, e Irene Galeano. Un'esistenza dedicata al calcio e un genio impossibile da contenere fin dai primi anni di vita. A soli 8 anni, Maradona bussa alle porte dell'Argentinos Juniors. Lo adocchia Francisco Cornejo, che passerà la storia come il suo scopritore, il quale interrompe il provino dopo 10 minuti. Non vuole che altri si accorgano di Maradona. Rapito dalle sue magie, lo crede un nano, molto più grande dell'età che invece ha. Una domenica, nell'intervallo di una partita dell'Argentinos, si mette a palleggiare in mezzo al campo. Lo fa per 15 minuti di sinistro, di destro, con la testa, con la spalla, con il tacco, con il ginocchio. La gente gli chiede di continuare. Non vuole che la partita riprenda e interrompa lo show del piccolo Diego, il quale ormai è diventato famoso nel suo quartiere. Buenos Aires lo comincia a scoprire. Lui fa il giro delle televisioni. Un evento, quello di Aci Castello, impreziosito dalla testimonianza di Gianni Di Marzio, che il Pibe de Oro lo aveva scovato appena sedicenne nel lontano 1976. Gianni Di Marzio, un napoletano di Mergellina che giovanissimo è stato scelto da Ferlaino per allenare la squadra, va in Argentina in cerca di talenti. Vede Diego all'opera, vuol portarlo a Napoli. Gli fa firmare un impegno su un pezzo di carta, chiede il prezzo del cartellino. $200.000. Di Marzio torna a Napoli, ne parla con Ferlaino, lo convince. Ma l'operazione non va in porto perché in Italia le frontiere del calcio sono ancora chiuse. Mi sono trovato quasi per caso ad avere il piacere, la fortuna anche, diciamolo pure, a vedere questo ragazzino di appena 16 anni a Buenos Aires. Ero per i mondiali, allora allenavo il Napoli, ero per vedere i mondiali, quindi chiaramente non andavo alla ricerca di giocatori, però un mio, diciamo, tifoso. Io allora allenavo, prima di andare in Argentina, allenavo il Napoli, ma prima ancora allenavo il Catanzaro e avevo vinto e anche abbastanza bene a Catanzaro. Un tifoso calabrese mi telefonò in albergo ripetutamente dicendo che aveva questo giocatore, questo gioiello, questo enfant prodigio che era Diego Armando Maradona, di appena 16 anni, però io lì non avevo neppure il tempo necessario per poterlo andare a vedere. Ma questo signore, che si chiama Settimio Aloisio di Aiello Ionico, talmente che mi convinse in albergo che io dovetti andarlo a vedere. Il ragazzo non si presentò allo stadio perché era arrabbiato con Menotti, che non l'aveva convocato nei 40, anzi era nei 40 e non l'aveva convocato nei 22, però lo convincemmo, andammo in questa favela di Villa Fiorito e lo convincemmo a venire a campo. 10 minuti e lo feci uscire, quello è Diego Armando Maradona. Il mercato per gli stranieri era chiuso, ma si poteva parcheggiare in Svizzera. Questo non fu possibile perché allora Ferlaino non voleva investire sui giovani e quindi praticamente Maradona rimase all'Argentino Juniors, però poi passò prima al Boca Juniors e poi successivamente venne in Europa. Venne in Europa, venne in Spagna, dove dimostrò di essere quel grande giocatore che io gli avevo pronosticato al Napoli, e chiaramente il giocatore a quel punto lì valeva cifre astronomiche. Però il capitano del Napoli, Giuliano, che io avevo come giocatore, allora passò dirigente, si ricordò di questa storia di Maradona, lo controllò al Barcellona e riuscì con il banco di Napoli a portarlo a Napoli. Maradona ha dimostrato di essere veramente la divinità del calcio, a prescindere di quello che può essere stato qualche incidente di percorso, che chiaramente non è stato né consigliato bene né protetto da chi di dovere. Perché Napoli? Perché l'Italia? Perché Napoli? Perché Napoli?
perché mi ha offerto la grande occasione di entrare nel calcio italiano e poi perché Napoli è una città che ha voluto Maradona da sempre. Già nel 1979 Gianni Di Marzio venne a cercarmi, ma non mi lasciarono andare via dall'Argentina perché dovevo giocare in nazionale. Ma c'è sempre stata una simpatia tra Maradona e il Napoli. Quando giocavo a Barcellona, diverse volte ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli per tutto quello che mi aveva raccontato Sivori e poi Gianni Di Marzio su come vivevano il calcio i napoletani. 5 luglio 1984, Maradona viene presentato al San Paolo, un catino ribollente di tifosi inneggianti, padri di famiglia, bambini in delirio. Cose mai viste. Maradona negli anni gioie e delusioni, alti e bassi, gloria e disperazione. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Ospite di Beppe Castro, anche il manager e amico fraterno di Maradona, Stefano Ceci. Diego, io quando non lo chiamo mi dice: che fine hai fatto? My promise, don't keep your distance. Mi permetto e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se ho conosciuto questo signore, già quando è venuto a Napoli, Maradona oggi continuava a giocare. Presenti sul palco anche l'ex arbitro Rosario Lobello, che ha diretto diverse partite con Maradona in campo, Maurizio Pellegrino e gli ex giocatori rossazzurri Ciro Polito e Peppe Mascara. È stato uno dei campioni più forti al mondo, in una città molto, molto particolare. E in qualsiasi cosa a livello calcistico si immedesimano tutti su di lui. Ha lasciato il segno e per questo i napoletani non lo potranno mai dimenticare. Don't cry for me, Argentina. E il re perde davvero il suo trono. Succede il 17 marzo 1991. Maradona viene trovato positivo alla cocaina a un controllo antidoping. Una settimana dopo segna il suo ultimo gol con il Napoli, sul rigore contro la Sampdoria. Proprio alla Sampdoria aveva segnato il suo primo gol italiano. Il cerchio si compie. Sospeso per 15 mesi torna in Argentina. Adios.